Partiamo subito da una prima considerazione. Allora, perché il concetto di inbound marketing sia diventato così, così importante, così, come si dice, raccontato ovunque? Se ne parla in webinar, se ne parla sui siti, sì, ci sono un sacco di ebook disponibili da scaricare, eccetera. Perché sostanzialmente è l'approccio che, da un certo punto di vista, meglio rappresenta i vantaggi del mondo digitale. Perché ponendo, diciamo, al centro le esigenze dei potenziali clienti e diciamo, dei clienti in generale, degli acquirenti, dei consumatori, mette le aziende nella posizione di considerare il cliente rispetto alle sue necessità e ai suoi interessi. Quindi, come dicevamo prima, quando le aziende si rendono conto che semplicemente spendere in pubblicità per fare della marketing sul loro marchio non conviene più, non è sostenibile dal punto di vista economico, allora il fatto di poter pensare di avere al centro le esigenze dei propri clienti significa doversi impegnare per costruire dei contenuti che vadano a rispondere a queste esigenze. E questi contenuti devono essere contenuti di marketing, ovviamente, per andare a interessare i potenziali interlocutori, ma devono essere ovviamente anche contenuti aziendali, prodotti, servizi e quant'altro. Quindi l'inbound marketing sostanzialmente valorizza quello che è la condivisione delle informazioni, la condivisione delle esperienze, la condivisione delle opinioni e delle cosiddette recensioni che riempiono i social network e non solo i social network di commenti e di appunto.